Stati Uniti hanno Capitan America, ma si sa che ognuno ha quello che si merita. È stato progettato dalla NATO contro i crimini delle più alte cariche dello Stato. Un essere senziente, altamente provocante, raffinato e totalmente inaspettato. Si erge statuario per guidare la nazione sulla strada di un futuro più adeguato. Combatte l'inflazione, il mutuo a tasso agevolato è ottimo anche per lo sporco incrostato. Ma chi ci salverà? Dai banchieri, dai politici, dal deficit, dalla crisi, dagli alieni, dai mai ad ascillipoti in città. C'è Alfonso, signori. Alfonso. 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 Signori. Alfonso. 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 Qui dove anche un giornalaio può fare il giornalista, vado in manifestazione in compagnia del mio estetista. Ho l'animo ribelle ma la faccia da tronista. Ma l'uomo di cultura si chiama culturista. Sono trendy gli stipendi da povero spiantato. Quest'anno va di moda l'uomo disoccupato. E il blu risalta agli occhi della polizia di stato. E per i manifestanti e c'è il casco leopardato. E poi non ti puoi perdere, un lusso per pochi. Il nuovo manganello glitterato rosa sciocchi. Il campare della polizia equivale a fare jogging. Un tocca sana per avere veri glutei sodi. E per le signorine è solo un po' di trucco, che con i lacrimogeni poi vincola tutto. Cerchi compagnia, ti senti sempre solo. C'è il padano, il miglior amico dell'uomo. Il colore di quest'anno è il verde speranza, ottimo come foulard di rappresentanza. Niente sottomarca e buchi sulla calza. La crisi va affrontata con un tocco di eleganza. Ma chi ci